Gentili telespettatori, buona giornata. La furia di Giorgia Meloni all'ONU, alle Nazioni Unite, all'Assemblea. Guerra globale ai trafficanti. Le Nazioni Unite rifiutino ogni ipocrisia. Però questa guerra globale ai trafficanti, chi la fa? L'ONU? Non mi sembra. L'Europa? Non mi sembra. E quindi chi dovrebbe fare questa guerra globale ai trafficanti? È una domanda che io faccio a me stesso e faccio anche a voi. Le Nazioni Unite non possono voltarsi dall'altra parte, come hanno contribuito in passato a sconfiggere la schiavitù, devono battersi per debellare il traffico illegale di migranti, che oggi su scala mondiale è più profittevole del traffico di armi e di sostanze. Giorgia Meloni ha passato giorni a limare il suo primo discorso da premier per spronare l'Assemblea Generale alla sua 78esima riunione a dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Ma poi vedremo che la Meloni diserta il vertice, il ricevimento con Biden per andare in pizzeria. Ma questo dice, che vuol dire? Non lo so. Lo vediamo dopo. E non ha preso parte e non ha così proferito parola al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un Consiglio di Sicurezza storico che ha visto la sfida tra il presidente ucraino Zelensky e il ministro russo Lavrov. Si trattava di una sessione speciale e l'intervento del presidente del Consiglio italiano era stato già annunciato a tutti i partecipanti, ma lei ha inviato Anthony Tajani, no? L'ex portavoce di Berlusconi, che oggi è il portavoce di Meloni. E dice che aveva altro da fare la Meloni, aveva altri incontri da fare. Bene, a quel punto c'è stato poi comunque un dibattito tra vari presidenti del Consiglio di altri paesi. Bene, ma la Meloni ha parlato più che altro e si è interessata più che altro con il problema della lotta alle organizzazioni criminali. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione, cioè dell'ONU, rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Un discorso preparato per la grande sala con 1800 seggi all'ONU. Il punto è questo: l'ONU, come il Consiglio dell'Europa, sono delle entità collegiali dove si ascolta, si prende nota e poi chi si è visto, nel senso che prendere e convincere le Nazioni Unite o convincere l'Europa unita di fare quello che vuole il governo italiano, di andare lì e non so come a sconfiggere questi trafficanti, perché per sconfiggere questi trafficanti devi andare in Libia, sul territorio libico o sul territorio tunisino. Cioè devi fare un'invasione, perché per andare a prendere i trafficanti che sono belli tranquilli a casa loro in Tunisia a contare i soldi, e come ci vai? Devi avere l'autorizzazione della Libia o l'autorizzazione della Tunisia. Quindi è una sorta di blocco navale rafforzato. È un po' quello che vi dicevo ieri. È quella famosa, come si chiama, missione navale Sofia, che prevedeva anche un blocco navale, uno sbarco armato in Libia, in Tunisia, per andare a scovare e prendere i trafficanti a casa loro. Però devi prima avere l'autorizzazione di Libia e Tunisia. Come fai ad avere l'autorizzazione del dittatore tunisino a sbarcare coi militari sul suo territorio, dove ti pare e piace andare a prendere trafficanti qua e là con mezzi militari da sbarco, elicotteri,
è una roba da fantascienza, no? Ve lo immaginate i reparti speciali di mezza Europa che sbarcano in Tunisia o in Libia, proprio dalle portaerei, delle navi anfibie d'assalto che sbarcano con i mezzi anfibi, che vanno sulle spiagge, scendono con gli elicotteri, il trafficante, siamo a 10 metri. Insomma, me la vedo, una roba un po' di quei film americani, non so, arrivano i nostri. La vedo un po' dura come cosa, non so voi, a me... insomma, non riusciamo a fermare una ONG che fanno quel cavolo che gli pare e sbarcano dove vogliono. Immaginatevi l'Italia o l'Europa che vanno con i mezzi anfibi a sbarcare in Libia e a prendere i trafficanti e portarli via, o fare dei conflitti armati tra reparti d'élite delle forze armate italiane che aviotrasportati, paracadutati, che si scontrano con i trafficanti come nei film, quelli apocalittici. Sinceramente non lo vedo. Era molto più semplice da quello che vedo io, che vi dico in questi giorni. Meloni, hai promesso il blocco navale, hai gridato per anni sto blocco navale, vai a chiedere a sti due dittatori, a sti due presidenti, se vogliono fare sto blocco navale. Poi chiedi un preventivo al Ministero della Difesa. Scusa, mi fate un preventivo, quanto mi costa un blocco navale per un anno? A spanne. Ecco, fai un preventivo con Crosetto, incarichi Crosetto di farti un preventivo di spesa. Poi vai a chiedere ai due presidenti di questi due stati se sono d'accordo. Se sono d'accordo e c'hai i soldi, fai sto blocco navale. Perché andare all'ONU, andare in Europa, la von der Leyen, la von di qui e von di là, non ne cavi un ragno dal buco, cioè non vai da nessuna parte. Se la Meloni dovesse convincere le Nazioni Unite a fare esattamente non so cosa, autorizzare una missione militare contro la Tunisia, la Libia, per andare a prendere i trafficanti nel loro paese, se dovesse la Meloni riuscire a fare una roba del genere, perché l'ONU è una struttura ingessata, basta il veto di un paese che non fa niente. Infatti in tutte le guerre l'ONU non sa mai esattamente, non è che non sa, non riesce a prendere posizione perché perché non riesci a mettere d'accordo tutti. Quindi riuscire a mettere d'accordo tutti alle Nazioni Unite per andare a cercare i trafficanti in Tunisia e in Libia, poi senza l'autorizzazione dei due presidenti, diventa un'invasione, una guerra. E quando mai avete visto l'ONU che autorizza di invadere Tunisia e Libia per andare a prendere i trafficanti che portano i clandestini in Italia? Non sembra anche a voi una roba da fantascienza? A me sì. Arrivederci a tutti e grazie.